Ancora una cosa volevo chiederle. Sul sito di San Mauro abbiamo pubblicato una serie di domande ai candidati sindaco per sapere che cosa ne pensassero a proposito di alcuni temi che riguardano in particolare le frazioni, ovvero la raccolta dei rifiuti, quale sarà la gestione della raccolta dei rifiuti, le piste ciclabili, la gestione del verde pubblico e il rapporto con la Proloco e i comitati frazionali. Il dibattito è stato a distanza, però è stato forte tra la lista di Cristina Bersani e la lista di Paoletti, appunto, perché la Bersani in sostanza rivendicava il fatto che, per esempio, le aree verdi sono abbastanza malconce in questo periodo, lo sono state, io in questi giorni non sono più stato a Boves, quindi non so come siano, perché non ci sono fondi, perché non è stato approvato il bilancio e quindi non si sa come andare avanti. Paoletti ha negato questa cosa dando una sua risposta. Lei come la vede? Cioè il bilancio ha bloccato, la mancata approvazione del bilancio ha bloccato questo pe ultimo periodo di sua legislatura oppure no? No, perché l'anno scorso il bilancio è stato approvato ai primi di luglio e le aree verdi erano tagliate. Quindi il discorso è legato da una parte alla carenza di fondi e dall'altra alla rigidità nuova, particolare, di funzionari che hanno ostacolato queste operazioni di interventi sulle aree verdi. Però non crede che sia abbastanza indecoroso che le aree verdi siano lasciate con l'erba alta, specie quelle che sono molto frequentate da bambini che escono per esempio dall'asilo o dalla scuola materna, che trovano l'erba quasi alta come loro? Quando uno ha un tumore che non può più guarire, muore. Quando grandina, uno può provare a ripararsi, ma la grandine continua a cadere. Nelle condizioni attuali, il comune ha fatto tutto il possibile. I miracoli non li sappiamo ancora fare. Beh, ma tagliare l'erba non è un miracolo, però, mi scusi. Allora, guardi, io capisco che chi è dal di fuori certe volte non si possa rendere conto della realtà. Bisogna vivere dentro. Finalmente siamo riusciti a far partire almeno una prima parte di tagli che sono in corso e che saranno terminati, presumo, fra 10-15 giorni. E poi l'ho spiegato, ci sono state delle rigidità, non degli amministratori, ma della parte tecnica, dell'aspetto soprattutto dell'ufficio finanze. Un'ultima cosa, poi non le rubo più tempo. Lei che cosa si sente Guardi, di... la gente non ha ancora capito che in comune non comandano più il sindaco e gli amministratori, ma comandano i funzionari. E questo deve essere chiaro, chiarissimo. E poi, quando il cittadino sottende con l'amministratore, l'amministratore è giusto che debba dare risposte, perché in fondo ha votato lui. Ma oggi noi siamo in grosse difficoltà, perché non riusciamo a dare le risposte che vorremmo e nei tempi che vorremmo, non per nostra incapacità o nostra non volontà, perché non ci sono soldi, perché quei pochi non si possono spendere e perché la maggioranza dei provvedimenti che vorremmo prendere non ci vengono approvati nei vari passaggi. Area di competenza, area finanziaria, area di legittimità, revisione dei conti. Questa è la situazione effettiva e reale. Chiunque verrà al posto nostro farà la stessa esperienza. Io temo che peggiorerà ancora, temo che peggiorerà ancora e che la maggioranza delle promesse che avventatamente vengono oggi fatte non potranno essere rispettate, perché la realtà non lo permetterà. Perché le credo, io ho lavorato 11-12 ore al giorno, ci ho messo l'anima, ma i miracoli non li so ancora fare. No, però questo è un punto interessante, cioè il fatto che siano i funzionari quelli che hanno il potere effettivo nelle mani, ma chi governa su questi funzionari? Cioè non sono delle divinità di fronte alle quali ci si possono inchinare, a qualcuno dovranno rispondere, il sindaco non dovrebbe essere in quanto primo cittadino colui che li comanda? Danno le linee di indirizzo e come si dovrebbe operare. Poi sono le varie aree che ciascuna per la propria competenza fanno quello che ritengono possibile o giustificato o ragionevole, ma a questo punto non è più l'amministrazione. L'amministrazione dà le indicazioni, dice io vorrei tagliare l'erba come l'anno scorso. E questo è chiaro che l'abbiamo detto e ripetuto. La realtà è stata diversa. Siamo riusciti ad arrivare adesso a far partire noi, l'area di competenza è riuscita a far partire adesso il taglio. È stato così, e non c'è stato niente da fare, le ho spiegato i motivi.
Ho capito, però. Sensibile, e chi arriverà dopo se ne renderà conto, chi è fuori non lo può sapere, Ma quando infatti, arrivi cerchiamo non lo di aiutare chi è fuori a rendersene conto. Cioè, riesci a dire. allora, Ma non noi è possibile, andiamo. non è possibile, non è No, ma possibile, ci aspetti. deve arrivarci dentro, però guardi, io oltre non vado, perché non vado, quindi quello che l'ho detto è tutto quello che ritengo giusto dirle. Solo una precisazione. Perché è molto interessante quello che ha detto e secondo me. Varrebbe la pena che fosse affrontato non solo in questa campagna, in questi ultimi giorni di campagna elettorale, ma a prescindere. Cioè, allora, noi in questi giorni stiamo cercando di capire chi sia meglio votare come prossimo sindaco di Boves e il prossimo 25 di maggio. Ci sono i cartelli elettorali con le facce di quelli che si presentano, ma poi lei mi dice che non sono costoro che andranno poi a comandare, ma saranno i funzionari. Ma chi sono questi funzionari di Boves? Diciamo come si chiamano, non tanto per farne una damnatio nei loro confronti, ma per capire uno se ha un problema con chi deve andare a parlare, perché se va a parlare col sindaco, poi sa che il sindaco fa quello che può. Esatto, il sindaco fa quello che può. E allora vengano in comune, provino e vedano. Io l'ho detto, io dico fin dove ritengo giusto dire e opportuno dire, oltre non vado. Credo che comunque varrà la pena approfondire ancora di più questi aspetti perché altrimenti tanto vale fare le elezioni. Cioè, se uno elegge una persona che poi tanto non comanderà nulla, tanto vale non eleggerla. Allora, io le ho detto e le ripeto, e gli indirizzi li dà l'amministrazione. Allora, l'amministrazione può dire. Non mi interessa lo sport, non mi interessa il commercio, non mi interessa la promozione della città, non mi interessano le aree verdi, voglio le piste ciclabili e voglio il decoro del comune. Quindi rifacciamo le tinte, cambiamo il tetto, facciamo. Ecco, questi sono gli indirizzi. I funzionari prendono gli indirizzi dell'amministrazione e verificano se economicamente, col tempo, con il rispetto delle leggi, con il rispetto, perché tutti i giorni lei vede oggi esce una legge nuova, vedono se questo rientra nei canoni previsti dalla legislazione vigente. Se rientra, è chiaro che se l'amministrazione ha deciso di fare la pista ciclabile, i fondi e i progetti saranno in quella direzione. Però lì ritorniamo nel discorso di prima, che i soldi sono pochi, che quei pochi non si possono spendere per il patto, che ci sono vari controlli successivi e vari altri vincoli, per cui alla fine il risultato è che si fa quello che si può. Comunque tenga presente che in questa amministrazione, si sono investiti in Boves, tra tutti gli interventi che sono stati fatti a vantaggio della città, 10 milioni di euro e il comune ne ha messi solo due. E questa amministrazione ha fatto risparmiare 147.000 euro per i tagli che gli amministratori hanno fatto alle loro possibilità di cassare lecite legali previste e in più hanno fatto risparmiare utilizzando telefonini, auto, tutte le trasferte, alberghi, pasti, eccetera, a loro carico, facendo risparmiare quindi oltre 160.000 euro al comune in 5 anni. Ecco, questa è la realtà della nostra amministrazione. Io parlo di questa, poi come l'ho detto, in campagna elettorale ho deciso di non entrare e saranno i cittadini a valutare la realtà dei fatti e le persone e le cose fatte.